Terme è deserta l'asta per la vendita di due beni. La regione continua a manifestare interesse ma chiede tempo. Su iniziativa dei commercianti del centro città, stasera da Cireale si celebra la Notte Bianca. Negozi aperti fino alla mezzanotte. Nei locali della Curia di Cireale illustrato il risultato della prima attività imprenditoriale con l'accesso al microcredito diocesano. L'informazione di TG Reporter, benvenuti all'interno del nostro telegiornale. Parleremo di cronaca. Ieri in incidente mortale, oggi funerali. La comunità catenota sconvolta per la tragica scomparsa del giovane Michele Costa. E poi ci occuperemo dell'azienda DAC, in quanto arrivano buone notizie da Palermo. La regione si farà carico dei costi per finanziare i corsi di formazione che permetteranno ai lavoratori di accedere alla cassa integrazione. Infine, a Cireale accoglierà domenica sera il gruppo Sarawi 2019, che rimarrà in città fino al mese di agosto. Un'opportunità di crescita culturale per la città e un aiuto concreto per 7 bambini che saranno sottoposti a visite mediche. In apertura però parliamo di Terme di Acireale. È andata deserta l'asta per la vendita di due beni del complesso termale di Acireale. La regione manifesta interesse ma chiede tempo. Intanto il Collegio dei Liquidatori dovrà valutare nuove strategie di intervento. Sarà insomma una vera e propria corsa contro il tempo. Sentiamo. La Regione manifesta interesse ma chiede tempo. Anche oggi un nulla di fatto. L'asta per la vendita del Grand Hotel Excelsior del centro polifunzionale delle Terme è andata deserta. Tutti gli occhi erano puntati sull'ente regionale, che avrebbe potuto riacquistare i beni e riunificare il patrimonio termale e poi poter affidare l'intero complesso ad investitori privati, restaurando quello che sarebbe dovuto essere, che speriamo sarà, un vero volano economico per la città di Acireale e per tutta la Sicilia in genere. Che la Regione voglia rilanciare il complesso economico è un dato di fatto. Ha mandato una nota con la quale ha sottolineato la volontà di presentare l'offerta per l'acquisto dei beni, ma ha anche sottolineato di avere ancora bisogno di tempo per poter accendere un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ha altresì chiesto al Collegio dei Liquidatori di valutare la possibilità di attivare ulteriori procedure. Il Collegio dei Liquidatori, composto dalla dottoressa Vincenza Mascheri, dal dottor Antonino Oliva e dal dottor Francesco Petrelia, avrà bisogno di studiare una nuova strategia da adottare. I tempi sono davvero ridotti e purtroppo non dipenderà solo da loro. Entra in gioco il Tribunale e anche i creditori. Giorno 11, infatti, scadrà la sospensiva della procedura esecutiva e tutto tornerà in mano del Tribunale. Ricordiamo che i creditori, principalmente il fondo americano Cerberus, avrebbero il diritto di poter vendere i beni individuati al fine di ristorare i propri crediti. Certo, la nota della Regione, letta oggi alla presenza del notaio Francesco Grassi Bertazzi, è davvero allettante e potrebbe essere utile e potrebbe rappresentare anche una certezza per i creditori. La Regione inoltre ha dedicato 10 pagine del documento economico-finanziario proprio alle Terme di Acireale. Anche questo fa ben sperare. Si notano nelle parole di Francesco Petrelia una nota di rammarico e una nota di speranza. Certamente un po' di rammarico per non aver potuto concludere oggi, in data odierna, con appunto la vendita di questi beni. Però dobbiamo prendere atto, se non altro, di questa ulteriore manifestazione di interesse da parte della Regione. Con questa nota ci rappresentano che per una questione di alcuni adempimenti con la Cassa Depositi e Prestiti non sono riusciti, nonostante gli ulteriori 15 giorni che abbiamo potuto riaprire il bando, a poter avere insomma l'ok dalla parte della Cassa per il mutuo, che è l'elemento giustamente indispensabile per partecipare alla gara. Da oggi, per certi aspetti, si apre uno scenario un po' diverso rispetto alla fase precedente, perché l'11 luglio, lo abbiamo insomma detto in tutte le salse, si conclude la fase di sospensione della procedura esecutiva da parte del Tribunale. Quindi faremo tutto quanto il nostro potere per arrivare alla positiva conclusione, perché la manifestazione di interesse della Regione è chiara, è evidente, è articolata e soprattutto è supportata da atti amministrativi di governo
e dell'area amministrativa, e quindi dobbiamo tenere conto di questo, è un fatto importante, ma al contempo dovremo oggi trovare la sintesi con il Tribunale, ripeto, che si riapproprierà di un ruolo ben preciso a partire dall'11 luglio, e di conseguenza con i creditori con i quali ci dovremo interfacciare. Quindi a conclusione avremo bisogno di qualche ora, qualche giorno di tempo per poter meglio definire gli atti che metteremo in essere per andare sempre a risolvere definitivamente la vicenda. La cronaca, un giovane morto e un coetaneo che lotta tra la vita e la morte in ospedale. Il tragico bilancio dell'incidente stradale di cui abbiamo parlato ieri. La comunità catenota sconvolta per la tragica scomparsa del giovane 21enne Michele Costa. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio per la tragica morte del giovane Michele Costa, deceduto sul colpo in un incidente stradale verificatosi ieri alle 4 del mattino lungo la strada statale 114 all'altezza di Aci Castello. Il giovane catenoto rientrava a casa dopo aver trascorso una serata in discoteca insieme ad un amico che, a bordo di un altro scooter, era a pochi metri di distanza ed è rimasto coinvolto nell'incidente. Quattro, a giudicare dalla prima ricostruzione, i mezzi coinvolti. Oltre allo scooter della giovane vittima, come detto, anche quello dell'amico Giuseppe Cannavò, anche lui 21enne, gravemente ferito e attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro. E poi due vetture, una Nissan Qashqai che, prima di scontrarsi con i due giovani, sarebbe stata addirittura tamponata da un'altra vettura, una Nissan Juke. Ad Aci Catena, come abbiamo detto ieri, la famiglia del giovane Costa è abbastanza conosciuta, anche perché il padre, Pippo Costa, per anni, a suon di gol, ha rappresentato i colori della Aci Catena Calcio. E difatti, oltre al cordoglio del sindaco e dell'amministrazione tutta, alla famiglia Costa sono giunte le condoglianze della principale squadra cittadina. Tutta la famiglia Aci Catena Calcio 1973, si legge in una nota, con grandissima tristezza e incredulità si stringe al dolore dell'ex attaccante biancorosso Pippo Costa e della moglie Rosaria per l'assurda scomparsa del caro figlio Michele. A tutta la famiglia Costa vanno le più sentite condoglianze da parte della famiglia biancorossa. Questo pomeriggio alle 16, l'ultimo saluto al giovane Michele nella Basilica di San Filippo da Gira ad Aci San Filippo. Occupiamoci adesso dell'avvertenza DAC, in quanto arrivano buone nuove da Palermo. La Regione si farà carico delle spese per consentire lo svolgimento dei corsi di formazione necessari per favorire l'accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dello storico marchio che, come si ricorderà, ha annunciato la cessazione delle attività. L'atteso annuncio è arrivato ieri da Palermo nel corso di un incontro con l'assessore regionale Scavone, al quale hanno preso parte, oltre al deputato regionale Angela Foti, rappresentanti sindacali, esponenti della proprietà e l'assessore alle attività produttive del comune di Aci Catena Flavia Fortino. Nell'occasione l'assessore Scavone ha confermato che sarà la Regione a finanziare i corsi di formazione. L'esigenza di conoscere la volontà della Regione era venuta fuori durante l'incontro sollecitato dal prefetto di Catania e ospitato nella sala giunta del Palazzo di Città di Aci Catena, dove era stato fatto il punto in merito alla crisi lavorativa della storica azienda che ha sospeso la produzione dagli inizi di giugno. In questa occasione le parti politiche avevano manifestato la volontà di sollecitare un incontro con il governo regionale per capire i modi e i tempi di un eventuale intervento regionale sull'attivazione dei corsi di formazione necessari per accedere all'ammortizzatore sociale. Oggi dunque le rassicurazioni da Palermo. L'incontro con l'assessore Scavone, afferma l'assessore Flavia Fortino, è stato produttivo. Il governo regionale si fa carico delle aspettative dei lavoratori che così potranno accedere alla cassa integrazione. Cassa integrazione, aggiunge la Fortino, che dovrebbe essere confermata oggi dai responsabili del Ministero del Lavoro. E mentre vi parliamo, infatti, è in programma a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro, una riunione tra i responsabili del Ministero, le rappresentanze sindacali e i rappresentanti della proprietà DAC.
Adesso ci fermiamo per uno stacco pubblicitario, a tra poco. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Scalia Musmarra. Dal 1890 vestiamo le generazioni garantendo sempre ottima qualità. Oggi i nostri capi per l'uomo, anche per cerimonia, sono firmati da Duca Visconti di Modrone, Facis, Ingram, Cassera, Alan Davis, Armata di Mare, Meyer, Milestone. Per la donna offriamo in esclusiva un corner oltretempo per vestire dalla 42 alla 54 elegantemente e senza problemi. Nei reparti neonati e intimo un grande assortimento. Andy e Helen, Liu Jo, Ragno, Fila, Loveable, Trussardi. Per la casa e i corredi, uno store dedicato con il meglio da Zucchi, Caleffi, Cavalli e la nuova linea Liu Jo. Scalia Musmarra, la certezza della qualità, la garanzia di un ottimo consiglio sempre. Ad Acireale in Piazza Duomo, di fronte alla cattedrale. Stasera ad Acireale, negozi aperti fino a tardi con la Notte Bianca. Su iniziativa dei commercianti, chiusura posticipata alla mezzanotte. Su iniziativa autonoma dei commercianti, stasera Acireale fa le ore piccole con la Notte Bianca. Tantissimi negozi che questa sera prolungheranno l'apertura fino alla mezzanotte. Un'iniziativa che si ripete da diversi anni ad Acireale, un modo per animare le calde serate estive e soprattutto per incentivare il commercio. Tra moda, shopping e soprattutto saldi, che sono iniziati da pochi giorni, i commercianti hanno pensato bene di movimentare la serata e intrattenere i passanti, anche con della buona musica. È un'iniziativa molto importante, secondo me queste iniziative devono essere fatte molto più spesso, perché portano vita al centro storico. E noi abbiamo un centro storico davvero importante, molto bello, e così diamo anche l'opportunità a tutti i turisti di girare fino a tardi e di vivere realmente la città. L'iniziativa ci prolunga l'orario di chiusura fino a mezzanotte. Stiamo organizzando un po' di musica per intrattenere anche i nostri clienti. Speriamo che sia una bella iniziativa. Domani mattina alle 10.30 al Lido Coccole di Santa Tecla verrà inaugurato il progetto Inclusione Sociale, che vede coinvolte associazioni locali e l'assessorato alle politiche sociali, per dare possibilità ai ragazzi con disabilità di poter godere del mare in sicurezza ed in un ambito di integrazione sociale. In totale stato di abbandono è quanto segnalato dai cittadini in merito alle condizioni in cui si trova attualmente il parco giochi di Piano d'Api, un'area che 2 anni fa, grazie ad un meet-up del Movimento 5 Stelle, veniva riqualificata affinché diventasse punto di riferimento per le famiglie. Erano stati installati dei giochi, ma anche un canestro e una casetta di libri. Ebbene, dalle foto che vi stiamo mostrando, l'area risulta essere abbandonata, non curata, dove
una bici è stata abbandonata, vandalizzati i giochi, ma anche si nota la presenza di due mantovane per tende, un parco nel quale sono necessari interventi insomma, visto che l'intento era quello di offrire uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli. E parliamo di raccolta differenziata da cereale sul nuovo corso cominciato lo scorso lunedì. Interviene oggi Francesco Fichera, già assessore ai servizi di igiene ambientale. Sono stati, scrive Fichera, giorni di particolari di servizi sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali a causa di carente ed adeguata informazione di calendari che hanno ingenerato confusione. Molti esercizi di ristorazione, pizzerie e trattorie stanno peraltro ponendo almeno due problemi rilevanti generati dalle nuove disposizioni e che l'amministrazione, nonostante le segnalazioni, sta totalmente ignorando. Mi riferisco in particolare all'insufficiente previsione di un solo ritiro per i metalli per le utenze di ristorazione, alla mancata fornitura di un apposito contenitore per i metalli. E così tanti esercenti del centro città stasera non sanno come conferire vetro e metalli, visto che hanno un solo contenitore. Sabato è prevista la raccolta della doppia tipologia. Abbiamo già visto i pessimi risultati dei ricavi conseguiti dal comune per alcuni rifiuti e il permanere di queste incertezze continua a non essere produttivo. Invito pertanto l'amministrazione, conclude Fichera, ad apportare i necessari correttivi e a fornire le indispensabili informazioni che sino ad oggi sono totalmente mancate. Cambiamo argomento. Da domenica Cireale accoglierà il gruppo Sarawi 2019, un'opportunità di crescita per la comunità e di sostegno per i piccoli ospiti. A Cireale accoglie, a Cireale si confronta, a Cireale si rivede negli occhi degli altri. Domenica alle 21.25 alla stazione di Acireale arriverà il gruppo Sarawi 2019, composto da 7 bambini e da un accompagnatore adulto, che si tratterrà nella bella città barocca fino al 23 agosto. Il gruppo, proveniente dai campi profughi Sarawi del deserto algerino, partecipa al progetto Bambini Sarawi Ambasciatori di Pace, in collaborazione con il Ministero della Gioventù e dello Sport della Repubblica Araba Sarawi Democratica. Saranno due mesi importanti per i piccoli ospiti. Saranno sottoposti a visite mediche, conosceranno la vita fuori dal deserto e vivranno, seppur per breve tempo, una vita consona alla loro età. A Cireale e i suoi cittadini sapranno certamente accoglierli nel modo migliore, promuovendo attività di confronto fra culture, facendoli sentire parte della comunità anche grazie alla partecipazione delle istituzioni locali. Domenica tutti pronti ad accoglierli in stazione, sabato 13 invece una grande festa di accoglienza. A partire dalle 18.30 presso l'Istituto San Luigi di Acireale vi sarà una cena condivisa in cui ognuno porterà qualcosa. Sarà un momento di fraternità in cui vi sarà la possibilità di conoscere bene il progetto. Ci fermiamo ancora per un istante di pausa, tra poco. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. New Service Clima di Spinosa Alfio. Ad Acireale, noleggio, vendita ed assistenza di gruppi elettrogeni per uso industriale e privato, come spettacoli, concerti, fiere ed eventi, con possibilità di assistenza H24 da parte di una squadra di operatori altamente qualificati. New Service Clima, ampio parco mezzi di grande qualità, periodicamente controllati e rigenerati con nuovi motori e tecnologie elettriche. New Service Clima, info 342 044 7465 o 340 5274 026. Ogni accurata preparazione nasce da un atto d'amore. La macelleria Mario Maugeri garantisce da quattro generazioni la stessa passione.
assicurando carni e preparati di assoluta qualità. Ogni prodotto è il risultato di una meticolosa selezione di ingredienti di derivazione locale che hanno reso la Sicilia famosa nel mondo e di una delicata lavorazione fedele alla migliore tradizione. Innovare con passione per esaltare la tradizione con creatività. Macelleria Mario Maugeri, via Vittorio Emanuele 114, Aci Catena, Catania. Se volete mangiare pesce, noi vi offriamo di più. A Villa Margherita c'è la Sagra del Pesce. Con soli 25 euro, cocktail con carrellata di antipasti a base di pesce, marinati e cotti, due primi, contorni, sorbetto, dessert e bevande incluse. Sagra del Pesce, a Villa Margherita. Tutti i giorni, escluso il lunedì. Siamo in collina, ma il pesce è freschissimo e garantito. Arriva tutti i giorni e potete sceglierlo a vista. Villa Margherita, via San Giovanni 45, Santa Maria la Stella. Strada d'accesso da via Tropea e via Antonio Maugeri. Apriamo questa terza parte del nostro telegiornale con la cronaca. Polizia in azione ieri nell'Acese, ha arrestato un pregiudicato acese, Simone Scalia, di 25 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il personale della sezione investigativa del commissariato di Acireale, durante un controllo in una residence di edilizia popolare situato nel centro storico di Acireale, ha notato il giovane che alla vista della volante si è subito defilato, palesemente infastidito dalla presenza dei poliziotti. Gli agenti hanno deciso di eseguire un controllo sull'uomo, trovando così 31 dosi di cocaina confezionate in cellophane termosaldato e pronte per essere immesse nel mercato al dettaglio. Il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura di Catania in attesa dell'udienza di convalida dal Tribunale Etneo. Cambiamo argomento. Stamane è stata presentata nei locali della Curia Diocesana la prima attività imprenditoriale con accesso al microcredito e il risultato di quanto pensato dal progetto Policoro. Voglia di mettersi in gioco, voglia di riscatto, voglia di stimoli. Una strada intrapresa da un gruppo di giovani che, pur di non lasciare la propria città e la propria terra, cercano di aprire un'attività sfidando i cavilli burocratici. Un primo aiuto per aprirla è quella di poter accedere ad un microcredito, riuscendo ad avere il supporto dalle persone giuste. È su questa idea di accompagnamento che è nato il progetto Policoro Diocesi di Acireale, i cui risultati sono stati illustrati questa mattina nei locali dell'archivio storico diocesano, dove è presente anche Marco Pennisi, acese, 42 anni, che è riuscito ad ottenere il microcredito erogato da Unicredit. La mia attività consiste nella riparazione, diciamo, assistenza a mezzi di trasporto, nello specifico mezzi a due ruote, motocicli. E, diciamo, grazie al progetto Policoro sono riuscito a partire col piede giusto, perché mi hanno fornito, diciamo, gli strumenti necessari per quello che era, per quello che è, non per quello che era, per quello che è, diciamo, il business corretto, diciamo, per poter andare avanti nel, diciamo, nell'ambito della riparazione, perché oggi, come sappiamo tutti benissimo, diciamo, è molto, molto difficile, cioè molto più difficile rispetto a una volta. E comporta, diciamo, a parte le conoscenze tecniche, anche, diciamo, gli strumenti di lavoro non sono più quelli di una volta, bisogna avere il computer piuttosto per la diagnosi e, diciamo, avere altre attrezzature, diciamo, oltre alle conoscenze che si hanno, diciamo, di base. Ovviamente i costi ci sono, quindi grazie anche a questo, diciamo, sistema, diciamo, a questo progetto sono riuscito a mettere in cantiere quello che era il, diciamo, il mio sogno, diciamo, e poter partire col piede giusto. È giusto intanto rimanere nella propria città, perché, diciamo, la cosa più sbagliata è quella magari di studiare, diciamo, di investire del tempo qua da giovani e poi andare a portare la propria conoscenza altrove. Non credo sia una cosa giusta. E la cosa che dico ai giovani, se hanno le caratteristiche giuste, di provare, non si tratta qua di scommettere, si tratta proprio di cercare di fare qualcosa proprio per se stessi e anche per quello che è la comunità, diciamo, che ci sta circondando. Grazie al programma Social Impact Banking promosso da Unicredit, i giovani imprenditori possono ottenere un prestito fino a un massimo di 25.000 euro, garantiti dal Fondo Europeo degli Investimenti
investimenti e o dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, finalizzati all'acquisto di beni e servizi, al pagamento di retribuzioni ai dipendenti, al sostegno dei costi per corsi di formazione. A supporto dei microimprenditori vi è anche l'associazione Unigens, che per un anno o due li accompagna al fine di contribuire allo sviluppo umano, sociale ed economico dell'impresa. Al momento sono 40 i ragazzi che si sono presentati e circa 6 i progetti al vaglio che puntano su ristorazione, turismo ed edilizia. A seguirli un gruppo policorale dove all'interno sono presenti due animatori, gli avvocati Salvo Emanuele Leotta e Saria Pavone. Noi oggi arriviamo a questo primo gesto concreto, che è appunto questa attività imprenditoriale, che speriamo appunto sia il primo di una lunga serie come segno tangibile dell'impegno dei giovani, della diocesi, quindi di Sua Eccellenza, ma della Chiesa, diciamo, nel divenire, nel quotidiano. Insomma, un invito a crederci. Assolutamente, la fase storica impone di fare appello alle migliori risorse del territorio e quindi quale migliore occasione appunto per coniugare tutti questi elementi e tutte queste finalità positive. Il progetto Policoro nasce nel 1995, ma nel 2017 è stato sbloccato su volontà del vescovo della diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, e ha come tutor Don Orazio Tornabene. Proprio nell'idea del progetto Policoro si vuole aiutare ad integrare i giovani nel proprio territorio, anziché, visto che ormai si parla di molte povertà, una di quelle è la fuga delle nostre eccellenze, anche dei nostri giovani, cioè il propulsore, il motore propulsore del presente e del futuro. Quindi una società che si invecchia, che invecchia, è una società che tende a morire. E allora investire sui giovani vuol dire dare un po' di speranza. E quindi questa prima esperienza, questo gesto concreto di questo giovane che investe e viene aiutato a poter iniziare un lavoro, un'attività qui da noi, è un traguardo, perché il traguardo forse vediamolo come uno step, un inizio, perché è un traguardo per lui, perché arriva a realizzare un sogno, però da questo può diventare un ulteriore step per ripartire, per prendere coraggio, così anche altri ragazzi possono impegnarsi a trovare una soluzione qui. Una grande opportunità per valorizzare il territorio, la ciclovia della Magna Grecia. Se ne discuterà domani pomeriggio in un incontro che si terrà presso il salone dell'associazione Costarelli in piazza Duomo 20 a Cireale. Tra coloro che interverranno anche l'ingegnere Carmelo Grasso, assessore alla mobilità della città di Cireale, l'avvocato Simone Morgana, coordinatore FIAB Sicilia, l'architetto Sebastiano Carlo Greco, progettista del percorso ciclo pedonale ACI Greenway. Al via oggi ad Acireale la Sagra del Trunzo, da oggi fino a domenica degustazioni di prodotti a base di trunzo in piazza Peppino Impastato, ma anche musica e intrattenimento. Una 3 giorni all'insegna del trunzo, quella che a partire da oggi ritorna ad Acireale. Si tratta della terza edizione della Sagra do Trunzo di Aci, appuntamento ormai consueto con uno dei prodotti tipici locali, riconosciuto tra l'altro come presidio Slow Food. La Sagra gastronomica, organizzata dal Circolo Santa Venera di Acireale, il cui programma è stato presentato ieri al Palazzo di Città, verrà inaugurata questo pomeriggio alle 19 in piazza Peppino Impastato, ex piazza Cappuccini. A fare da protagonisti saranno certamente le pietanze a base di trunzo, come l'arancino, l'insalata e la salsiccia con il trunzo. Ma ci sarà spazio anche per lo spettacolo con la sfilata di abiti da cerimonia e con la musica delle cantanti Vera Fuselli e Rita Nichols. Ad aprire e chiudere la manifestazione invece la splendida voce di Ilenia Falco, giovane cantante di Augusta che ha partecipato al programma televisivo Canoro The Voice. Domani ancora spazio all'intrattenimento con il club motoristico Acese, con le auto d'epoca e le parodie di Davide Chio. Domenica sera invece intrattenimento musicale, karaoke e balli di gruppo con l'animazione di Ignazio Palella. La terza edizione, siamo veramente molto, consentitemi di dirlo, fieri e contenti di aver perseguito anche, ancora per un altro anno questa manifestazione che promuoviamo nell'interesse cittadino primariamente, ma che serve anche a valorizzare quello che noi altri, da 3 anni diciamo, un prodotto tipico del nostro territorio, che grande successo ha rilevato anche
in giro per l'Italia. Ricordo sempre che è un prodotto slow food, ha partecipato al Salone del Gusto di Torino e quest'anno anche una nostra concittadina l'ha proposta e anche grazie al Trunzo di Aci ha vinto il MasterChef Italia che la nostra concittadina Valeria Raciti, quindi da questo punto di vista penso che aver sdoganato quello che era un modo ironico da parte dei cugini catanesi di appellarci in questo senso, abbiamo sdoganato e abbiamo reso poi in maniera un po' più seria, reale, quello che è un prodotto che va sicuramente incrementato per la sua diffusione, ma anche per le proprietà fitoterapiche che in sé per sé costituisce, perché non è soltanto un prodotto culinario. E indubbiamente attività collaterali che sono dei piccoli spettacoli di intrattenimento, avremo il piacere di intrattenere anche il pubblico non soltanto con le degustazioni ma con un po' di intrattenimento musicale, ci sarà anche una sfilata di moda e club motoristici che hanno aderito all'iniziativa, insomma diverse sorprese nell'arco di questi 3 giorni per cui io invito la cittadinanza acese e non a partecipare, ma così come ha fatto anche negli altri anni sono sicuro che lo farà perché non resterà assolutamente delusa. E nella sala stampa del Palazzo di Città sarà presentata lunedì la 17ª edizione della Venere dell'Etna, all'interno della quale interverrà il presidente dell'associazione Morfeo, Santi Musmeci, l'amministratore unico della società di produzione Metropolitan Service e Consulting, Giusy Branchina, e il patron del concorso, Giuseppe Calì. E noi chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Bel tempo per l'intera giornata, le temperature avranno valori che oscilleranno tra i 24 e i 32 gradi, venti deboli di provenienza da nord, mare poco mosso. E per il momento è tutto, ci ritroviamo con l'informazione di TG Reporter domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.